Eccoci, buon pomeriggio, ci siamo ragazzi, brevissimo video per aggiornarvi un po'. Allora, amichevole ieri dell'Empoli contro il Trabzonspor, finisce 1-0 per gli azzurri, decide un gol di destro nel primo tempo che sotto misura su azione di calcio in angolo deda questo pallone in porta, respinta del portiere destro è lì e l'appoggia in rete, quindi termina così questa partita amichevole contro una squadra insomma, diciamo appunto, di livello, si sale un po' appunto il livello di difficoltà, quindi l'Empoli porta a casa anche questa partita qui. È stata secondo me una partita che ha dato insomma, delle indicazioni abbastanza insomma, discrete, sempre per quello che può valere insomma, il calcio appunto insomma, di questo periodo. Qui un Empoli primo tempo bello, insomma, bello compatto, mi è sembrato. Che ha sviluppato anche le buone trame insomma, nella zona d'attacco. Poi, secondo tempo, si era un po' di più sulle gambe. Comunque, un Empoli che appunto ha difeso bene, ha rischiato veramente, veramente poco. E poi, appunto, primo tempo ha trovato questo gol con destro che ha deciso la gara. Quindi, appunto, un test ancora buono per mettere appunto benzina nelle gambe. Se non sbaglio, giovedì un altro secondo test, sempre lì, insomma, dove in ritiro l'Empoli. Quindi insomma bene così perché insomma la squadra si vede sta crescendo anche insomma i carichi di lavoro sono stati un pochino diciamo smaltiti rispetto all'ultima gara quindi insomma ieri le gambe sembravano un pelino più leggere però insomma la squadra sta ancora lavorando sodo però insomma il livello dell'avversario era un pochino più alto rispetto ai primi due quindi insomma anzi se non sbaglio dovrebbero fare anche appunto la Champions League loro quindi insomma una squadra che insomma anche loro magari è in costruzione non lo so però insomma un Empoli che ha fatto bene insomma discretamente bene ieri. Discorso del mercato dell'Empoli, ragazzi, novità ce ne sono veramente poche per non dire niente. Mercato insomma bloccato per ora, ragazzi. L'Empoli insomma cerca sempre questa famosa appunto mezzala che non si sa se sarà appunto Zurkowski o no. E poi questi due attaccanti che possono giocare sull'esterno, ma anche qui, ragazzi, i nomi diciamo non ce n'è, oppure se ci sono comunque piste molto fredde, appunto di Francesco, sembrerebbe appunto che il Lecce ci stia dietro. Poi c'era questo giovane dell'Atalanta Cambiaghi, l'Empoli sembrava interessata, ma anche qui insomma la pista non si è saputo più niente. Quindi insomma l'Empoli ancora secondo me deve fare tre colpi, ma ragazzi, qui secondo me si andrà per le lunghe. E insomma l'Empoli poi tornerà via insomma dall'Austria questo fine settimana. E poi il 7 d'agosto la Coppa Italia contro la SPAL al Castellani, partita secca. Quindi insomma si farà già sul serio. Vedremo se nel frattempo appunto si sbloccherà qualcosa sul versante mercato e niente ragazzi, vi terrò sempre aggiornato su tutto. Vi saluto, vi ringrazio, like al video, commentate, condividete ed iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!